qui in questa vostra città, la più europea delle metropoli americane, una delle capitali della cultura statunitense, simbolo della tolleranza e dell'innovazione scientifica, con una rilevante qualità imprenditoriale e una grande accoglienza turistica. Here in your city, considered the most European among American metropolises, one of the capitals of the rilevante qualità imprenditoriale e una grande accoglienza turistica. Here in your city, considered the most European among American metropolises, one of the capitals of the United States culture, a symbol of tolerance and scientific innovation, with an excellent reputation for entrepreneurial quality and its manner of welcoming tourists. Siamo certi che la Porziuncola di Assisi sarà qui custodita con amore attraverso la confraternita dei Cavalieri di San Francesco. Nella speranza che possa parlare al cuore degli uomini e costruire un ponte vivente fra Assisi e San Francisco. We are certain that the Porziuncola of Assisi will be cherished here through the offices of the Brotherhood of the Knights of St. Francis. In the hope that it may speak to the hearts of men and construct a living bridge between Assisi and San Francisco. Mi appresto a salutarvi citando, come ha fatto Sua Eminenza, le parole del Papa Benedetto XVI, che riferendosi ai valori della Porziuncola sottolinea, nell'ambito spirituale, ma direi io anche nell'ambito umano, tutto appartiene a tutti. Non c'è nessuna cola sottolinea, nell'ambito spirituale, ma direi io anche nell'ambito umano, tutto appartiene a tutti. Non c'è nessuna proprietà privata. Il bene di un altro diventa il mio e il mio diventa di un altro. Before leaving you, I quote Pope Benedict XVI, who, referring to the values of the Porziuncola, emphasized that in the spiritual realm and for him, the human realm, all things belong to everyone. There is no private property. The wealth of another becomes mine and mine his. È bello che oggi questa chiesetta di San Francesco sia come simbolo fisico, ma anche spirituale, di ognuno di noi, con l'auspicio che tutti insieme si possa lavorare solo per il bello e per il bene universale di tutti i popoli e di tutte le persone che ogni momento incontriamo. It is good that today this little church of St. Francis belongs as a physical and spiritual symbol to each of us, with the wish that all together we may work only for the beauty and universal good. Grazie. A good of all people, of all the persons whom we meet at any moment. Grazie davvero a tutti e arrivederci ad Assisi e a San Francisco. My many thanks to all of you, and I hope to see you soon in Assisi.